Eccellenza, carissima, carissimi concittadini di Corena Ausonia, la vita è piena delle sorprese. Sono venuto qui con un ospite, il vostro vescovo, Monsignor Luigi Vari, mi ha chiesto di dire qualche parola in italiano e di fare insieme benedizione di questo nuovo museo. A mio avviso molto, la realtà molto importante. Quando pensavo qualche minuto fa su questo evento, mi sono venute due idee sulla verità dell'uomo e sulla verità della civiltà. Allora, verità sull'uomo ci dice che ci sono molte, dall'una parte ci sono molte atrocità e dall'altra parte sono anche molti atti eroici. E proprio quando stiamo qui, appena abbiamo parlato con il presidente dell'associazione della linea di Gustav, pensiamo di queste due realtà: atrocità umane, queste belliche della seconda guerra mondiale, eccetera, apriamo questo museo, ma poi questi atti generosissimi che riguardano la libertà umana, la libertà umana. E quale, e pensiamo quale la causa di queste atrocità? Quando uomo vuole diventare Dio, si separa da Dio e si pensa autosufficiente. Eccellenza, carissimi, qualcuno qualche giorno fa mi ha regalato un libro di un famoso pensatore israeliano, Homo Deus, la corta storia del futuro della civiltà. Allora, quando uomo si separa da Dio, è capace di fare enormi atrocità, come queste ideologie di nazionalsocialismo, di bolscevismo, di comunismo, eccetera. Ma anche siamo capaci di fare grandi atti della generosità. Pensiamo di tutti i soldati, abbiamo
Eccellenza, oggi visitato, ringraziamo il signor Sindaco Monastero di Monte Cassino e anche il cimitero polacco a Monte Cassino. Pensiamo di questi uomini che erano capaci di lottare, di prelevare il suo sangue, anche di dare la vita per vivere nella libertà. E sono stati aperti allo soffio dello spirito, che è spirito della libertà, e passiamo e proprio pensiamo, aprendo almeno io lo penso, aprendo questo museo su questi fatti. Non vogliamo essere atroci, perché ci sono anche tante pericolosità nella società di oggi, nella cultura di oggi. Vogliamo essere capaci di fare questi atti di generosità, allora dobbiamo aprirci sul vento dello Spirito Santo, che è spirito di libertà, di verità e spirito dell'amore. E grazie a lui possiamo creare anche la civiltà dell'amore, della quale ha parlato così spesso Sua Eccellenza vostro Vescovo Samelio di me, il Santo Padre Beato Paolo VI. E il Signore benedica questo nuovo museo, questa nuova casa, e ci aiuti di essere testimoni della civiltà dell'amore del Cristo risorto, e condurre la vita piena dello soffio dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Gaeta, Don Luigi Vari, che nonostante i suoi impegni è voluto essere qui con noi per questo momento importante di condivisione. Un ringraziamento a Sua Eccellenza il Vescovo di Varsavia, Monsignor Piotr Jareschi, per la sua presenza, ha voluto accettare il nostro invito qui a Coreno e quindi da ieri è qui tra noi e quindi condividerà con noi queste due giornate dedicate alla commemorazione del 74° anniversario del passaggio della guerra a Coreno a Ausonia. Un ringraziamento al capitano Tamara Nicolai, comandante della compagnia dei carabinieri di Pontecorvo, e al comandante maresciallo della stazione di Ausonia, Raffaele Patrizio. Ringrazio i colleghi sindaci presenti e il sindaco e i rappresentanti del consiglio BEPI di Coreno Ausonia. Un sentito e caloroso ringraziamento e di benvenuto alle delegazioni straniere, al sindaco di Buonie, Zenon Resca, città da oltre 15 anni gemellata con il nostro paese, e alle altre delegazioni di Strumiani, Bulgaria, di Malta, Ashar, Malta, Vasileo, Macedonia, e Agia della Grecia. Grazie per essere qui in mezzo a noi a condividere questo bellissimo momento. Oggi si avvera un sogno, un obiettivo della nostra amministrazione comunale, quella di realizzare un museo che riguarda la nostra storia, che riguarda la storia dei nostri cari, dei nostri nonni, dei nostri padri. Le nostre montagne sono state attraversate dalla famigerata linea Gustav e tanta distruzione, tanto lutto, tanto dolore hanno portato nella nostra e nelle comunità dei paesi limitrofi. Spesso ci ricordiamo e diciamo ricordare per non dimenticare. Ebbene, noi vogliamo comunque trasmettere alle nuove generazioni e alle generazioni future quello che ha rappresentato la tragedia della guerra.
di tutte le guerre, non solo questa seconda guerra mondiale. Diceva bene il Vescovo di Varsavia, tante distruzioni, tanta arroganza, perché si vuole essere onnipotenti. E quindi un monito a tutte le nuove generazioni affinché si lavori tutti insieme per la libertà e la democrazia. Viva Coreno, viva l'Italia. Un ringraziamento particolare all'associazione Linea Gustav di Piedimonte San Germano, qui rappresentata dal suo presidente Damiano Parravano, ed un ringraziamento a tutti i componenti dell'associazione ed in particolare a Costanzo Salvatore, a Josué Ruggero, a Valeria Parente e a tutti gli altri collaboratori. Questo sarà un museo aperto, aperto a disposizione di tutti. Se i cittadini vorranno contribuire, collaborare ad allestire e a incrementare i reperti bellici, già tanti reperti bellici che loro in maniera certosina hanno raccolto e hanno saputo esporre, saremo grati a tutta la cittadinanza. Sono maggiormente reperti trovati su queste montagne, trovate proprio lungo la linea Gustav, tra le trincee e tra le montagne. Grazie a tutto e cedo la parola al presidente Damiano Parravano. Buonasera a tutti, buonasera. Un sentito ringraziamento alle autorità civili, militari e religiose per la partecipazione a questo evento, in particolare Monsignor Luigi Bari, arcivescovo di Gaeta, e Monsignor Piotr Jareski, arcivescovo vescovo di Varsavia, e ai sindaci delle cittadine straniere che hanno voluto affrontare questo lungo viaggio onorandoci così della loro preziosa presenza. Ma il mio doveroso ringraziamento va all'amministrazione comunale di Corena Ausonio, nella persona del suo sindaco, il signor Domenico Corte, a cui più di tutti dobbiamo questa piacevole circostanza e l'inaugurazione di questa installazione museale. L'associazione Linea Gustav, di cui mi pregio di essere presidente, nasce nel 2010 con il preciso intento di preservare e valorizzare la memoria storica della Seconda Guerra Mondiale in quei territori che furono attraversati dalla linea difensiva detta Gustav. In quest'opera di valorizzazione è evidentemente implicita l'importanza degli attori e dei testimoni di quel tempo e non solo dei meri eventi storici. Ma non mi riferisco esclusivamente ai militari e alle loro battaglie, su cui è maggiormente incentrato il lavoro che ci apprestiamo a inaugurare, ma anche e soprattutto ai civili, che loro malgrado si ritrovarono tra due fronti e combatterono la loro personale guerra di sopravvivenza, di privazione, di fame, di sofferenza e povertà, durante e dopo il conflitto, per molti anni a seguire. Sebbene sappiamo che questa fu una costante in Italia, come in altri luoghi occupati nell'Europa di quel tempo, ciò che rese questo contesto particolarmente cruento fu il lungo periodo in cui tali eventi ebbero luogo, dall'autunno del 1943, con l'inizio dei lavori da parte del genio militare tedesco per l'edificazione del sistema difensivo, al gennaio-maggio del 1944, quando i combattimenti si avvicinarono e interessarono i luoghi in cui ci troviamo. Da quel momento la terra Sancti Benedicti divenne teatro di guerra e nulla fu risparmiato. Iniziarono i rastrellamenti, le deportazioni. Oggi assisteremo alla presentazione di un libro del giornalista Erasmo Di Vito sulle deportazioni dei soldati corenesi, le distruzioni che non ebbero pietà di nulla e di nessuno. Basti ricordare l'apocalittico bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino, all'interno della quale c'erano più di 1000 soldati, 1000 civili. E lì cercarono riparo e molti di loro invece trovarono la morte tra uomini, donne e bambini. Così la dignità dei civili, non solo a Cassino ma anche in altri piccoli centri come quello di Corena Ausonio, fu terribilmente e ripetutamente calpestata. Il mio rispettoso e affettuoso pensiero va ai martiri di Colle Lungo, di Valle Rotonda, che furono trucidati nel dicembre del 43 per mano di militari della Wehrmacht, e in egual misura alle vittime delle marocchinate, i cui fatti più efferati si consumarono nella valle di Polleca, a Esperia, ma anche a Campo di Mele, Pontecorvo e Pico. Così
come in molti altri centri del Cassinate nel maggio del 1944. Nella speranza e illusione di una imminente liberazione, con l'arrivo delle truppe coloniali del corpo di spedizione francese, il nostro popolo conobbe invece la parte più infima della natura umana. Non possiamo parlare della Seconda Guerra Mondiale nel Cassinate senza riferirci a tali fatti. Si tratterebbe di una imperdonabile e grave omissione. Questa è la nostra storia, questa è la nostra memoria, ancora vivida nei ricordi di quanti l'hanno vissuta personalmente. A loro e a tutte le vittime di quel conflitto, di ogni parte del mondo, perché di una vera e propria guerra mondiale si trattò, ma in particolare alle nostre genti, voglio quindi sinceramente dedicare questo lavoro. Inevitabilmente il mio pensiero non può non andare anche alle vittime delle guerre odierne, in cui, come per i nostri nonni e genitori, si ripete il terribile adagio della persecuzione e dell'annientamento delle popolazioni inermi. Indro Montanelli, noto giornalista italiano e testimone di quegli eventi, ha detto: «Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente». E permettetemi di aggiungere che un popolo che ignora il proprio passato è responsabile del suo futuro più funesto. Ecco dove risiedono le ragioni fondanti di questa iniziativa. Per lungo tempo, in questi anni, abbiamo tentato di dare vita, sebbene invano, a un moto che incarnasse e potesse esprimere le atrocità del conflitto. Una installazione che attraverso i reperti, molti dei quali provenienti dai campi di battaglia, oltre che da collezioni private e donazioni, potesse fornire delle suggestioni, delle tracce di quel passato in grado di stimolare le coscienze dei tanti visitatori di questi luoghi, spesso stranieri, ma anche dei nostri connazionali, e indurli a farsi delle domande, ad approfondire, a instillare il germe della consapevolezza di ciò che oramai più di 74 anni fa travolse questa terra e il suo popolo. L'amministrazione di Corena Ausonio ha risposto al nostro appello con determinazione e laboriosità, come mai accaduto fino ad ora nel nostro territorio, destinando questa struttura, un tempo centro anziani, all'assolvimento dell'alto e nobile compito di preservare la nostra comune memoria storica. Grazie signor Sindaco, a nome di tutti i soci dell'Associazione Linea Gustav, di cui vi pregio di essere presidente, ma sono certo di poter interpretare anche il sentimento di quanti sono oggi qui presenti. Grazie a lei e alla cittadinanza di Corena Ausonio per aver accolto il nostro intento di realizzare quella che sento di poter definire una piccola oasi della memoria storica, in un territorio che, non solo per la ferita ancora aperta dal conflitto, si è invece per lungo tempo mostrato refrattario a ricordare. Nel concludere vorrei inoltre ringraziare alcune delle persone, membri e collaboratori dell'associazione, del nostro distaccamento Aurunco, grazie alle quali la realizzazione del museo della linea Gustav di Corena Ausonio è stata possibile. Avrei il piacere di presentarvi ufficialmente Salvatore Costanzo, Joshua Antonio Ruggero, che hanno curato e impreziosito l'allestimento delle collezioni con passione e grande perizia, Franca Costanzo, che ha gentilmente prestato le sue competenze linguistiche per la traduzione dei testi dei pannelli informativi presenti all'interno della struttura, Loredana Papa, Raffaele Bianco per la donazione di alcuni preziosi reperti oggi esposti, Valeria Parente per il costante supporto e la fotografa Cristina Canali per aver connotato l'installazione con le sue opere animate dall'essenza dell'evento bellico, di cui i campi di battaglia sono ancora eloquenti testimoni. In ultimo, e non per questo meno importante, il mio personale ringraziamento va di nuovo al sindaco Domenico Corte e al consigliere Gianfranco Onairda, i quali sono adoperati con rara dedizione all'adeguamento di questo stabile e a quanto necessario affinché tutto potesse essere messo in opera per la giornata odierna. Grazie ancora
viva l'Italia, viva Gorena Ausonia, mai più guerra. Grazie. Allora, solo Cristina, due parole, la fotografa Cristina Canale. Buonasera a tutti, mi colgono un po' alla sprovvista, per cui io, l'unica cosa che posso dire è che per me è un onore, soprattutto una grande emozione. Mio nonno è stato partigiano deportato in un campo di concentramento, lui è tornato e quindi quello per me è stato importante. Quando sono salita su queste montagne insieme a Salvatore e a Gianfranco, io ho portato lui con me, le sue parole, i suoi racconti, e quindi per me è stato veramente importante dare voce a tutte quelle persone che non l'hanno potuto fare. Quindi ringrazio davvero Gianfranco e il Comune di Coreno per questa occasione per me immensa. Grazie. Un saluto da parte del sindaco di Buoni, Zeno Resca. Buonasera a tutti, eccellenza arcivescovo di Gaeta, eccellenza vescovo di Varsovia, caro sindaco Domenico Corte e consiglieri, caro cittadini Coreno Ausonio. Molto grazie, caro sindaco, invito. Io sono molto contente. Chciałbym w imieniu władz wygaszonej gminy Błonie serdecznie pogratulować władzom Korena Ausonio, panu burmistrzowi, otwarcia tego wyjątkowego muzeum. Panowie mio dell'amministrazione comunale di Błonie, vorrei esprimere i più sentiti congratulazioni al sindaco e a tutta l'amministrazione per l'apertura di questo museo. Bardzo się z tego cieszę, gdyż od wielu lat przyjeżdżam do Koreno i kilka razy widziałem w miejskim ratuszu wiele eksponatów z okresu tej kampanii, z innymi ustawa z okresu II wojny światowej. Cieszę się, że dzisiaj one znalazły właściwe miejsce w tym muzeum. Sono felice che finalmente molti reperti di guerra che finora ho potuto vedere visitando il comune, la sede comunale, finalmente hanno trovato un luogo degno dove possono essere esposti. Chciałbym przekazać dla muzeum takie pamiątki z Błonia. Jest to wizerunek naszego ratusza, a także taki nożyk do otwierania papieru. Ho pensato di fare un piccolissimo dono con un'immagine del nostro comune della sede comunale e di un altro piccolo oggetto. Co prawda nie są to jeszcze zabytki, ale pamiętajmy, że historię tworzymy dzisiaj i każdego dnia i za 100 lat na pewno kolejne pokolenia będą to oglądać jako zabytki i wspomnienia dzisiejszego dnia. Non sono ancora reperti storici questi, ma diventeranno tra 100 anni. Auguri a tutti, grazie. Allora, solo una preghiera, siccome a seguire abbiamo subito la presentazione del libro, quindi cerchiamo di velocizzare la visita al museo a gruppetti, altrimenti, perché purtroppo il locale è piccolo, e magari ci andiamo a sedere subito per iniziare la presentazione del libro. E grazie ancora. Eccellenza, è vero che qui sono morti 100.000 uomini durante queste battaglie. Sì, perché poi ampiamente l'hanno sempre preso come pinze, l'allestimento di un sistema difensivo, la circa gli uomini utilizzati per realizzare il sistema difensivo da Cortona, quindi dal mare Adriatico al mare Tirreno.
700.000. 700.000 uomini dell'organizzazione COT, che era un'organizzazione di ingegneri tedeschi, ci sono delle foto, alcune foto dell'epoca, che però reclutavano forza lavoro tra i civili. Infatti noi siamo sempre dei lavoratori italiani con molti volunci che si trovano in Europa. Che con le Mausoni erano considerate delle difese eccezionali, sebbene furono in qualche modo una scuola. Allora hanno fatto una grande specializzazione in questo.